chiaro, è questa forse una delle vere finali, se così possiamo dire. Intanto subito l'azione della Russia. Shebelina che va al pareggio della squadra di Alexander Klimov a 5 minuti dalla conclusione del tempo d'apertura. E qui sì, si fa sorprendere. Il taglio per la conclusione a bersaglio di vinto con l'Ungheria. Ora è punto di riferimento della Roma proprio di Fabio Conti, avendo sposato Roberto Vestuto, uno tra i tecnici più preparati della traversa. La tranquillità della difesa italiana che si va a schierare a posizione di Elena Gigli, con la Russia che manovra e riesce ad andare al tiro con Belaieva, trova il rimbalzo che va. Vediamo dal replay se c'è stato un leggero ritardo nell'andata. Ha fischiato credo un due mani, penso, perché non ho visto nessun fallo, fischiato, quindi sono un rigore molto generoso. Ha fischiato sì un due mani, ha interpretato la realizzazione alla destra del portiere del Kirishi, il club che dà il maggior numero di atlete ad operare il break. Molto tattica, le due squadre si conoscono a menadito e ci sono delle marcature proprio mirate, molto mirate. Zanchi dalla distanza riesce a passare il pallone al di là del braccio potente di Belaieva e la 31enne attaccante che ha lasciato Varese, dove allenava anche oltre che giocare, per accedere nel gruppo Orizzonte di Catania. L'attacco intanto qui di nuovo. C'è un numero del centro, questo qui c'è il tiro di rigore netto. È rigore netto, il fallo è di Belaieva, primo fallo grave anche per lei, vale il secondo rigore, riapprezziamo Conti, sì, mi sembra nettissimo. Sì, questo è un rigore netto, Elisa Casanova ci ha abituati. Peraltro ligure e Cesirà qua un po' con il viso contrariato perché il suo Genoa è stato sconfitto nel derby con la Sampdoria, lei ha seguito le fasi della gara. Nettissimo, lo ha fischiato Teulé. Sì, l'arbitro spagnolo. E va ai 5 metri e batte in modo contro l'Italia con Hook, che è chiamata l'americana per i suoi 5 anni trascorsi alla South California University, dove ha conseguito la laurea in marketing. Insomma, in un minuto dal possibile più 3 a soffrire perché abbiamo solo un gol di vantaggio. Devo dire abbastanza casuale perché la nazionale era fallito un 5 metri con Tania Di Mario e questa opportunità peraltro è stata sfortunatissima in occasione del rigore che ha rimesso le avversarie a meno 2, a meno 1, che in qualche modo Klimanov ha integrato nella prima squadra. Griffa il pareggio a 30 secondi, ambizioni di prendere il largo in questo secondo tempo dove levatevi dai due per favore, offensiva, le mani addosso delle nostre avversarie. Tania Di Mario raccoglie, al centro c'è Casanova, entrata non riuscita di, e poi c'è il di fortuna perché la palla sull'acqua, lo rivediamo, non si impenna, scivola via verso la porta. No, un gol di alta qualità, Zanchi in quella posizione è micidiale. Come si possa essere autorevoli senza essere autoritari, ottimo l'intervento di Ragusa che però fa andare la palla dove c'è Konuk numero 4 che riesce in qualche modo dall'acqua a prendere il tempo a Bosurgi ed è davvero una carambola questa volta micidiale. Tempo mettendo dietro le spalle il difensore, ottimo l'assist proprio a metterla in condizioni poi di ricevere il fallo che abbiamo visto. Il rigore di Bosurgi che va a bersaglio per il pareggio nell'ultimo minuto del terzo tempo, terzo rigore a favore delle azzurre, il primo forse era dubbio, gli altri due nettissimi, siamo sul 6-6 in una gara che, curiosità abbastanza inedita nel mondo pallonoto, non ha visto neanche un gol con l'uomo in più fino adesso. Sì è vero, devo dire che la entrambe le squadre che hanno permesso i relativi vantaggi quanto da grandi meriti, due squadre quasi speculari e abbastanza nervosine. Il tuo parere? Ma io non sono molto d'accordo. Palla che gestisce la Russia, troppo silenzio in acqua, queste ragazze hanno bisogno invece di essere sostenute, non è manco e ha tirata, ci vorrebbe l'ullo di Italia perché nel quarto tempo il primo sigillo è
frutto di coraggiose iniziative personali più che di collettivi. Qui si possono trovare gli spazi perché sì, la Russia vuole difendere a zona ma manca una coppia, gli spazi sono più larghi, c'è la possibilità, lo vediamo, del passaggio al centro ed è grandissima. Elisa Casanova mette la palla in porta su Konucka, il numero del monumentale centroboa della Fiorentina, che regala al Sette Rosa un pareggio bello e importante. Lo avevo anticipato in sede di analisi dell'azione, più collettivo e meno interpretazioni soggettive. Avevamo di questa sfida che apre il torneo preolimpico, anzi qualificazione di Imperia, ed è già uno scontro diretto, scontro da non perdere. Time out adesso, time out dall'altra parte, esatto. Mancano 9 secondi al termine della sfida tra Italia e Russia. Italia attacca per trovare il gol del vantaggio, non riesce Elisa Casanova a trovare l'azione vincente. Si chiude qui la situazione di che chi si impone nel raggruppamento che comprende oltre Italia e Russia anche Brasile, Grecia, Porto Rico e Germania va direttamente al